andiamo a provare quelle in canna. Pronti? La sento molto pastosa. Cavolo, piena, rotonda, bella profonda. Non male. Fatica sulle medio-alte, fatica, cioè sugli acuti fatica. Devi lasciare proprio andare morbido, 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 morbido per avere un po' di range. Ok, proviamo le altre. Allora, comunque questa qua si salva, eh. Magari lavorando un pochino lavorando un pochino su limando dei punti specifici per le medio acute e acute, secondo me potrebbe migliorare nel tempo. Ovviamente la tenuta nel tempo di queste ance non la conosciamo se non, non la conosco se non provandole e riprovandole. Fantastica, ottima. Se quella era una proiezione bella profonda sulle medio basse, questa è ottima. Su due. Mi permetti una piccola interruzione? Volevo ricordarti che dal 2011 esiste la V-Saxophone Academy, è l'unico percorso di studio per il sax che ti consente a distanza di essere seguito personalmente, passo passo, da un maestro di sax, in prima persona che ti corregge gli allenamenti, i progressi, ovviamente gli errori, e ti dà tutti gli esercizi cuciti su di te, basati sui tuoi obiettivi musicali. Inoltre avrai accesso a tutta la libreria Tonplay, che è il portale numero uno al mondo, con migliaia di spartiti interattivi per il sax con cui divertirti e studiare insieme al tuo insegnante. Fondamentale, non si tratta di videocorsi preregistrati, neanche di video lezioni Zoom, Skype, ma c'è un metodo specifico testato dal 2011 ad oggi su oltre 1000 aspiranti sassofonisti da tutto il mondo. Se pensi possa fare il caso tuo, collegati su vsaxophone.com, così vedi un po' di dettagli in più, se ti ispira, e invia la tua candidatura. Tutto qui, torniamo al video. Ok, un po' più fatica sulle basse. Ok, però non si butta via niente. Secondo me anche questa è la peggiore delle tre, ma non è assolutamente male. Cioè, ragazzi, io compravo dei pacchetti delle Van Doren Blue, ne buttavo via 9 su 10, eh. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, ance economiche, ance assolutamente economiche. Cioè, non stiamo parlando di ance radioattive che fanno schifo, che si spaccano dopo 2 secondi. Cioè, sono ance, se le guardi, le provi un attimo, ce le hai in mano, le assapori, in fin dei conti sono come le altre, non è che. Sentite come diventa paperosa? Paperosa calante. Fatica questa, eh? Devo dire, però secondo me è più una 2 e 3 quarti che una 2 e mezzo, però si salva anche quella. Devo dire che per il momento tra Lade e Internet Reads Lade se la sta giocando meglio, leggermente meglio, non tanto di più, ma se la sta giocando bene. Proviamo. Un po' fatica sulle medio basse col subtone.
scusate, accelero molto, magari faccio solo dei pochi suoni, vi chiederete, ma come, prima facevi più suoni, poi ne fai meno? Sì, ma capisco immediatamente, cioè il feedback è immediato, riesco a darvi un ottimo feedback anche senza dover provare chissà che cosa. Siamo alla, ne mancano 5, siamo a metà, vediamo un pochino. Sono belle pastose. Sugli acuti, forse una delle migliori di quello che ho provato fino adesso. Quart'ultima. Si chiude, sparisce, non si, è inusabile. Però sulle medio basse non è male, diciamo che questa forse la scarterei, però magari lavorandola un po', tenendola lì, rodandola, potrebbe non essere male. Ok, fa già fatica sul do col subtone. Madonna, che proiezioni ha questa? Papera un po' mentre scende, ma questa per esempio sulle medio acute è incredibile. Ultime due, comunque sono molto molto meravigliato, perché ho detto vabbè, compriamo le ance più economiche, che schifezze. Invece devo dire che, cioè ragazzi, rendiamoci conto, fate questa pensata. Queste qua, le Aid, che non so esattamente da dove arrivino, costano molto meno, sono molto meno blasonate piuttosto di della Yamaha, che adesso non mi ricordo quanto costa, ve lo lascio qua in sovraimpressione, però Yamaha dovrebbe fare bene. Però ve l'ho detto, il feedback è molto molto plastico. E rispetto a tante ance, ok, facciamo un paragone con le ance in canna. Le ance in canna, quelle più famose, dalle ance marca, le François Louis, le Leger, no, le Leger, le Rigotti, le Van Doren, cioè di cosa stiamo parlando? Un po' ingolfata. Oh, una buona pasta. Questa qua, secondo me, lavorandola bene nell'arco di una settimana, può diventare una buona ancia. Secondo me può diventare una buona ancia questa. Allora, ultimissima, ragazzi, qua 9 per ora, 8 su 10, vediamo se anche 9 su 10. Sembra che pasticcio un po', ma in realtà ottimo feedback. Andiamo di Flying Ghost. Flying Ghost, proviamo.